Giordano, della Giordano Brokerage Est. Siamo qui alla World Food Moscow in compagnia dei fratelli Angelaccio, Vittorio e Edmondo. Salve a tutti. Salve. Siamo qui con la King of Truffle, quindi stiamo parlando di tartufo, tartufo buon italiano, da vicini così siamo tutti. Qual è la vostra opinione del mercato russo? Qual è la vostra esperienza in questo mercato? Ma noi siamo piacevolmente colpiti dall'apprezzamento dei visitatori al nostro stand, che ci hanno parlato di un prodotto di grande livello, grande qualità, grande sapore e profumo. Questo ci ha lasciato anche più sorpresi di quello che ci aspettavamo. Quindi credo che con grande stile ci abbiano fatto capire che il prodotto è apprezzato e abbiamo idea che possa funzionare, quindi dobbiamo trovare i canali giusti per poterci affermare. Questa è la vostra prima fiera? Sì, è la nostra prima fiera e siamo molto entusiasti di aver partecipato, perché riteniamo che in una situazione complessa e che comunque sta ripartendo, essere presenti può rappresentare un vantaggio competitivo, rimettersi in discussione, rimettersi in moto e sicuramente proporsi a dei mercati che non sono completamente a digiuno di quello che è il tartufo e di come viene utilizzato. Al contrario, sono mercati abbastanza maturi dove il tartufo con gli oli, con le creme, con i vari prodotti sono molto apprezzati e molto utilizzati sia nei ristoranti italiani che lo usano in vari modi, dalla pizza ai vari primi, ai vari secondi, e sia diciamo anche come utilizzatori finali, quindi diciamo nella grande distribuzione piuttosto che in negozi specializzati. Queste parole sono musica per le mie orecchie, per chi mi segue sa che condivido questa filosofia. Che ne pensate della fiera? Conviene ancora fare fiere? Assolutamente riteniamo di sì, la nostra presenza è un segnale tangibile, abbiamo approfittato diciamo, della collettiva ICE per venirci a proporre, ma per capire anche più da vicino quali fossero le esigenze dei clienti e la tipologia di mercato. Quindi assolutamente la fiera rappresenta, secondo noi, in questo momento storico particolare, un ottimo strumento di promozione e di valorizzazione dell'azienda e del cliente. Benissimo, sapete appunto che condivido questa filosofia, quindi mi fa piacere quando parli con imprenditori che hanno questa visione propositiva. Cosa considereste alle aziende che guardano la Russia come mercato ma che non sono ancora in fiera? Ma secondo me non c'è da avere preconcetti, secondo me anche questo paese è un paese che sta cercando di vivere compatibilmente con le difficoltà di questi periodi, questi due anni, con grande dignità e cercando di migliorare tutti i suoi aspetti. Quindi, venendo dall'Europa, non ho visto tutto questo disegno complicato che viene descritto dall'Europa, onestamente, anche se siamo solo da due giorni qui, però mi pare di vedere che la situazione non sia così critica così come viene descritta, per cui credo che ci siano ampie aree di lavoro, si possa lavorare e i russi sono molto attratti comunque dai prodotti della produzione generale europea, in generale specificatamente quelli italiani per quello che riguarda anche il food, non solo il food ma lo specifico il food. Vi ringrazio i fratelli Angelaccio della King of Truffle, quindi vi salutiamo con le buone notizie e ottimismo dal mercato russo. Arrivederci, ciao, a presto.